Incontro a Roma la prossima settimana alla sede del Parlamento europeo sul benessere animale nelle politiche europee e italiane, promosso da Animal Equality, Animal Law e dall'Associazione belga per la protezione degli animali Gaia. Le associazioni stanno lavorando perché venga riservata maggiore rilevanza al benessere animale nelle politiche, rendendo esplicita tale responsabilità nel nome della Direzione Generale competente. Un'interrogazione supportata dalla firma di 127 europarlamentari verrà discussa in Parlamento. Martedì 28 giugno alle ore 10 presso l'ufficio di rappresentanza del Parlamento europeo a Roma si terrà un evento organizzato da Animal Equality Italia, Animal Law Italia e dall'associazione belga Gaia, un evento volto a promuovere la campagna europea EU for Animals, un'iniziativa sostenuta da una coalizione di ben 40 organizzazioni per la protezione animale in Europa. L'evento sarà introdotto e ospitato dall'Onorevole Michela Brambilla e dalla senatrice Monica Cirinà, e ha come obiettivo quello di divulgare il report annuale della campagna e analizzare insieme le sfide future in materia di benessere animale per le politiche sia europee che italiane in vista delle elezioni del 2024, rafforzando così la richiesta della società civile che vuole vedere l'istituzione di un commissario per il benessere animale in Europa. All'evento saranno presenti numerosi deputati, senatori e soprattutto diversi europarlamentari italiani. Italiani e internazionali che hanno aderito alla campagna nel corso del tempo. L'iniziativa eu 4 ha ricevuto l'adesione di 182 eurodeputati e più di 170.000 cittadini, che insieme chiedono a gran voce venga data ben più rilevanza al benessere degli animali nell'Unione Europea. E il primo passo per farlo è rendere esplicita tale responsabilità nel nome della direzione generale competente e tra le mansioni del commissario europeo di competenza. A sostegno della campagna è stata recentemente presentata un'interrogazione orale dal deputato danese Nils Fulseng, del gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo. L'interrogazione orale tematica più firmata nella storia del Parlamento europeo. Ad accompagnarla anche una petizione indirizzata a varie istituzioni aperte a tutti i cittadini europei.